Ciao a tutti e benvenuti alla primissima puntata del nostro nuovo progetto Zap. Come abbiamo detto già nel video di presentazione, proveremo in questi primi video almeno a raccontare qualcosa che possa tornare utile ai ragazzi che devono andare a scuola e che non possono andarci perché fino al 3 aprile almeno siamo bloccati a casa. E allora cerchiamo di raccontare qualcosa. Cominceremo con dei video storici. Adesso nei primissimi video cercheremo di tenere un andamento più o meno cronologico. L'ordine di fianco, il numero che mettiamo di fianco ai video serve solo a ricordarci a che livello dello Zap siamo arrivati. Ma pian piano cominceremo a raccontare anche altri argomenti. Insomma, il progetto si comporrà. In questo primo video torneremo indietro nella Francia del 600 per raccontare un momento importante della storia francese, cioè quello dello sviluppo, della nascita e dell'affermazione del cosiddetto assolutismo. In tutti questi video, almeno nei video più didattici, faremo sempre un doppio lavoro, nel senso che da una parte ci sarà il video, che è quello che siamo qui a fare, sono le parole che ascolterete tra poco, dall'altra parte vi lascerò quello che ho usato per preparare il video, cioè il materiale di studio, gli schemi, che troverete in un link che sarà sotto, cioè che è qui sotto nei commenti. E da lì potrete scaricare le slide e seguire insieme il video e le parole per facilitarvi nella maniera più assoluta. Ma ora, torniamo indietro, Francia 1600, il nostro primissimo Zap. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, what anything means. Motore, partito, Jack, azione. Lo Stato sono io. Queste parole sono parole importanti, sono state pronunciate da uno dei più importanti re della storia francese, che è Luigi XIV, il Re Sole. Se uno arriva però a poter dire lo Stato sono io, vuol dire che prima di quell'affermazione c'è stata tutta una serie di avvenimenti, di eventi, che hanno reso possibile per un re affermare di essere lo Stato, di essere al di sopra di ogni altra istituzione, di ogni altra forma di potere. È un percorso questo che inizia appunto fin dall'inizio del 600, che tra l'altro per la Francia era iniziato malissimo. Perché era iniziato malissimo? Perché il re Enrico IV nel 1610 viene assassinato. E già questo è un bel problema. Anche perché, secondo grande problema, suo figlio, Luigi XIII, sale al trono ma ha 9 anni. Ovviamente a 9 anni non si può diventare re, ottiene la reggenza, cioè prende il comando al suo posto, la madre, che è Maria de' Medici. Maria de' Medici fa una cosa che manda su tutte le furie i francesi, cioè la Francia esce da un secolo intero praticamente passato a combattere con la Spagna. La mossa di Maria de' Medici è allearsi con gli spagnoli, con la cosiddetta cattolicissima Spagna, il che sicuramente non fa piacere ai protestanti francesi, che come prima cosa decidono di rivoltarsi al potere centrale. Sono anni molto difficili che proseguono in realtà per un certo periodo, fino a quando Luigi XIII arriva ad avere 16 anni, decide di prendere il potere per sé. La madre, come risposta, cerca di tenersi il potere tra le braccia e cerca anche un aiuto tra importanti personaggi di Stato, in particolare cerca l'aiuto di un potente uomo di chiesa, che è Armand-Jean Richelieu. Maria de' Medici punta sul cavallo sbagliato, perché nel 1624 Richelieu diventerà primo ministro e al fianco di Luigi XIII, che a questo punto si trova con il potere davvero in mano, comincia un percorso che determinerà, che cambierà la storia francese e la porterà verso lo Stato sono io, quella frase importante pronunciata dal Re Sole. Cosa fa Richelieu? Richelieu decide di dare maggior potere al potere regio. Come si fa a dare più potere alla corona? In pratica si inventa una sorta di braccio sul territorio del potere centrale. Questo braccio si chiamano intendenti. Chi erano gli intendenti? Erano dei funzionari che avevano il compito di andare nelle province e far finta di essere re, cioè nel senso di controllare per conto del re le province. Già, perché nelle province c'era una nobiltà, un'aristocrazia radicata che era lì da secoli, secoli e secoli, che aveva un forte potere, aveva una forte presa e di fatto si manteneva lontana dalle direttive del potere centrale. Grazie alla mossa degli intendenti, Richelieu estende il potere anche lontano dal palazzo, cioè lontano dalla capitale da Parigi. Allo stesso tempo poi opera tutta una serie di azioni, anche violente se vogliamo, per far capire che il potere sta sotto la corona del re. Da una parte decide di far giustiziare tutti quei nobili che avevano cospirato alle spalle del re. Dall'altra parte va a toccare tutta una serie di privilegi, in particolare privilegi che erano stati concessi alle comunità protestanti in Francia con l'editto di Nantes del 1598. Cosa diceva questo editto? Diceva innanzitutto che eri libero di professare la tua religione,
ma allo stesso tempo garantiva ai protestanti delle piazze militari, cioè delle città che potevano controllare in maniera praticamente libera. Una di queste città, ad esempio, era La Rochelle. La Rochelle si trova sulla costa dell'Atlantico ed era nel 1600 una città importante, aveva circa 30.000 abitanti, e il che la rendeva la terza o addirittura la seconda, secondo dei censimenti, città più popolosa della Francia dell'epoca. Cosa fa Richelieu? Richelieu capisce che bisogna sradicare queste piazze militari se si vuole affermare l'autorità del re e manda l'esercito a prendere La Rochelle. È un episodio drammatico, un lunghissimo assedio che dura 14 mesi. Da una parte ci sono le truppe francesi insieme alle truppe spagnole, dall'altra parte ci sono gli ugonotti, cioè i protestanti, dentro la città aiutati da alcune truppe inglesi, e le truppe francesi assediano la città per 14 mesi, fino alla sua capitolazione che avviene il 28 ottobre 1628. È la data che chiude le cosiddette rivolte degli ugonotti e allo stesso tempo è ricordo di qualcosa di estremamente sanguinoso. Abbiamo detto che La Rochelle aveva circa 30.000 abitanti, alla fine di questo assedio ne contano più di 5.000, perché tutti gli altri sono morti soprattutto di fame e malattie dentro le mura della città. Richelieu a questo punto ha dato una prima importante svolta all'affermazione del potere centrale in Francia. A continuare il suo percorso sarà colui che viene dopo di lui, cioè il suo successore. Lui muore, Richelieu muore nel 1642, sale al potere come primo ministro un altro uomo di chiesa, un altro cardinale, questa volta italiano, cioè Giulio Mazzarino. Mazzarino era nato a Pescina, non lontano dall'Aquila, e appunto diventa primo ministro. L'anno dopo, nel 1643, muore anche Luigi XIII e si ripropone di fatto la situazione di qualche anno prima, cioè quando muore Luigi XIII, il figlio Luigi, che sale al potere come Luigi XIV, sale al trono come Luigi XIV, ha appena 5 anni e ovviamente non può governare. La reggente, ancora una volta la madre, che è Anna d'Austria, decide di lasciare di fatto carta bianca a Mazzarino. Mazzarino si siederà a uno dei più importanti tavoli di trattative del Seicento, perché è il tavolo di trattative che sancisce la fine della terribile guerra dei Trent'anni, questo conflitto durato appunto un trentennio, conflitto di natura praticamente, che nasce come conflitto di natura religiosa, ma che di fatto divide l'Europa in due. Lui si siede al tavolo delle trattative nelle cosiddette Paci di Vestfalia. Queste pace importantissime perché innanzitutto sanciscono un principio che vale ancora oggi, cioè gli stati si riconoscono tra di loro come entità di potere e non perché il loro sovrano crede nella religione cattolica o in quella protestante come succedeva fino a quel periodo. Il riconoscimento arriva appunto dalla natura politica dello Stato. D'altra parte, Mazzarino, che siede come rappresentante, fa sì che la Francia, alla fine delle Paci di Vestfalia nel 1648, sia la più importante potenza dell'Europa continentale. Allo stesso tempo, al di là di questa rafforzata posizione europea, Mazzarino continua un po' l'operazione già intrapresa da Richelieu e si trova a dover affrontare delle importanti rivolte interne, organizzate da un movimento che si chiama Fronda. La Fronda era un movimento d'opposizione guidato da nobili, il leader era un nobile che era il principe di Condé, Luigi II di Borbone, che raccoglie vicino a sé anche istanze di borghesi e di popolani, cioè ci sono dei borghesi, ci sono dei popolani, perché? Perché la Fronda innanzitutto si scaglia contro l'aumento delle tasse voluto da Mazzarino. La Francia combatteva numerose guerre e doveva pagarle in qualche modo. Ma allo stesso tempo i nobili si scagliano contro l'assolutismo, cioè con questa volontà del potere centrale di strappare privilegi che i nobili detenevano da tantissimo tempo. La Fronda per un certo periodo funziona. Tra 1648 e 1652 Mazzarino e la famiglia reale devono addirittura andarsene da Parigi per timore appunto di rimanere coinvolti in queste rivolte. Poi però comincia a disfarsi pezzo dopo pezzo, comincia a dividersi, Mazzarino lo capisce, può contare sull'esercito e la spazza via. Anche Luigi Borbone dovrà scappare, scapperà in Spagna, ci varrà tipo all'incirca 10 anni prima di essere poi perdonato e tornare appunto. Quando muore nel 1661 Mazzarino, succede qualcosa di epocale. Luigi XIV infatti decide di non scegliere nessun primo ministro che lo sostituisse. Decide di tenersi il potere in mano, di governare in prima persona. Luigi XIV governa per tantissimi anni, l'abbiamo detto, sale al trono che aveva 5 anni, ma dal 1643, quando sale al trono, resterà seduto lì sopra fino al 1714, anno della sua morte. Sono 72 anni di governo, di cui 53 passati governando appunto in prima persona con dei collaboratori. In questi anni Luigi costruisce la grandezza e la potenza della Francia assoluta, cioè comincia a partire dalla politica estera,
ragiona sulla colonizzazione del Canada, fa fondare, insieme a un personaggio che sarà importante nella sua politica, che è Jean-Baptiste Colbert, la Compagnia delle Indie, cioè queste compagnie commerciali che si occupavano dei transiti verso le Indie orientali, in concorrenza con le Compagnie delle Indie inglesi e olandesi, e poi si espande sul territorio ai confini della Francia. Nel 1668, ad esempio, sconfina e prende 12 città nelle Fiandre, nella zona dell'Artois, tra cui la città di Lille, che ancora oggi appunto è una città francese. Qualche anno dopo estenderà i domini anche sulla Franca Contea, che era un territorio che si trovava tra la Svizzera e la Borgogna, quindi la parte orientale della Francia, e poi anche in altre zone, appunto nella Francia orientale, parte dell'Alsazia, città di Strasburgo nel 1681. Tutte queste nuove conquiste fanno sì che si sviluppi anche un nuovo sistema di fortificazioni per proteggerle, affidato a un ingegnere che era Sébastien Leprestre de Vauban, che appunto va a proteggere questi nuovi territori acquisiti dalla Francia di Luigi. In realtà tutte queste guerre non è che hanno fatto benissimo fin da subito la Francia. La Francia entra in una pesante crisi finanziaria che bisogna risanare in qualche modo. Questa crisi finanziaria Luigi chiama a provare a risolverla quel collaboratore di cui abbiamo parlato un attimo fa, cioè Jean-Baptiste Colbert. Colbert che è fautore di una politica che si chiama mercantilismo. Cos'è il mercantilismo? È una politica di stampo protezionistico. In pratica si limitano le esportazioni di materia prima, cioè quello che può essere lavorato viene lavorato in Francia, e si limitano le importazioni di prodotti finiti, perché così i francesi possono comprare le cose che vengono prodotte e lavorate in Francia. È così che in particolare si specializzano alcune particolari manifatture. La manifattura, ad esempio, degli arazzi, i famosi arazzi di Gobelin, e manifattura del vetro, come la manifattura degli specchi di Saint-Gobain. Saint-Gobain esiste ancora oggi, una cultura del vetro a Saint-Gobain. C'è anche un aneddoto legato al vetro in Francia, perché i grandi vetrai dell'epoca erano i vetrai veneziani, i vetrai di Murano. E Colbert chiama alcuni dei più grandi maestri vetrai di Murano, di Venezia, perché si trasferiscano a Parigi per rubar loro il segreto per costruire questi specchi. Cosa succede? Venezia si oppone. Prima cosa cerca di fermare le mogli, le famiglie, in maniera tale che non li possano raggiungere e che i vetrai cambino idea e tornino qui. Quando si rendono conto che non è sufficiente, cominciano a mandare dei sicari. A un certo punto un sicario uccide davvero un vetraio, i vetrai si prendono paura, ritornano a Venezia, ma a quel punto il segreto degli specchi è già stato assorbito dai francesi, che cominceranno a produrre appunto questi specchi di altissima qualità. Luigi XIV, però, lo dicevamo prima, non è un grande sovrano solo per le sue imprese, ma per quanto incarnava. Lui è un sovrano assoluto, è il sovrano assoluto per eccellenza. Cosa vuol dire assoluto? Assoluto, dal latino absolutus, vuol dire che è sciolto. Sciolto da cosa? Dai vincoli, delle leggi. Il suo potere è privo di controlli esterni. È così che lui di fatto sottopone a se stesso tutte le istituzioni dello Stato. Sceglie lui i ministri e come fa a farlo? Deve controllare i nobili. I nobili abbiamo visto che si oppongono a questa volontà e Luigi ha un'idea geniale. Li imprigiona. Non li imprigiona ovviamente in una prigione con le sbarre, ma in una meravigliosa prigione dorata, che è la Reggia di Versailles. Versailles è fuori Parigi, quindi al sicuro dai movimenti della città, in mezzo alla campagna, e in questa grandissima reggia viene racchiusa tutta la nobiltà francese. Che a questo punto i nobili che cosa fanno lì dentro? Cercano di accaparrarsi i favori del re. Non avere i favori del re voleva dire essere emarginati all'interno della comunità di Versailles. Così impegnati a cercare i favori del re, i nobili finivano per dimenticarsi delle questioni sociali, delle questioni politiche e di quella lotta per gli antichi privilegi che aveva caratterizzato la prima parte del Seicento francese. E di fatto Luigi li priva del potere. Luigi è un sovrano assoluto e lo si vede anche dalle sue rappresentazioni. Il famoso dipinto di Rigaud, ad esempio, lo mostra in realtà dal punto di vista della fisionomia solo nella sua faccia. Per il resto gli attribuisce tutti i vari simboli del potere, la corona, lo scettro, la spada e ovviamente i gigli gialli sul fondo blu che sono simbolo di Francia. In quanto a politica interna, qua veniamo nella parte invece più difficile, se vogliamo, del potere di Luigi, Luigi decide di operare azioni contro i protestanti. In quanto sovrano assoluto non può sopportare che ci siano difformità religiose. Nel 1685 revoca l'editto di Nantes di cui si parlava prima e praticamente mette gli ugonotti davanti a un bivio. O vi convertite o ve ne andate.
È una scelta dolorosa, gli ugonotti in Francia erano circa 1 milione. 200.000 scelgono di andarsene, se ne vanno in Olanda, se ne vanno in Germania, se ne vanno in Inghilterra, se ne vanno nelle colonie americane. E questo è un duro colpo per l'economia francese che vede mancare quelle 200.000 persone, molte delle quali impegnate nella borghesia, nella classe lavoratrice dell'epoca. Dall'altra parte, anche dal punto di vista militare, a un certo punto Luigi comincia ad avere delle battute d'arresto. Nel 1688, ad esempio, cerca di conquistare la Renania. Gli altri stati europei, cioè la Spagna, innanzitutto la Spagna, la Svezia, l'impero asburgico, successivamente anche l'Inghilterra e l'Olanda, si oppongono. Si combatte una guerra molto lunga, la guerra dei 9 anni, appunto dal 1688 al 1697, che si concluderà con la vittoria di questa lega antifrancese che si chiama Lega di Augusta. È un duro colpo perché l'espansionismo francese in questo modo viene bloccato e il paese finisce per cadere in una difficile situazione di carestie e di difficoltà economiche, che lo vedremo nei prossimi video, confluirà in tutti quei percorsi che porteranno e sfoceranno poi alla fine di questo percorso nella Rivoluzione francese. Allora, questa era un po' la storia di quello che è successo nel 600 francese, la figura di Luigi XIV. Come detto, se vi serve fermare quello che ci siamo detti, se vi serve avere qualcosa di scritto, troverete nei commenti un link da cui potrete scaricare le slide e, cosa dire, vi aspettiamo al prossimo Zap. Ciao a tutti!